immagini che vi giungono in diretta dallo stadio dove sta per avere inizio il match in programma oggi. Un saluto a tutti i telespettatori da parte mia e di Stefano Nava, pronti a raccontare questa sfida. Match che contrappone Rockets e Albion. Speriamo di assistere ad un bel match, giocato a viso aperto con gol e occasioni da rete. Pellè, Baselli, può impostare Sergio Ramos, occhio da lì, sono avanti Stefano e guarda l'esultanza dei tifosi, c'è un'atmosfera pazzesca sugli spalti, stanno compiendo un piccolo miracolo anche in virtù di quello che era il pronostico della vigilia. Devono però perdere la concentrazione o rischiano di rovinare tutto. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. A metri davanti a Sam Mertens. Attenzione a Immobile. Avvio di match scoppiettante, non siamo nemmeno a metà primo tempo e entrambe le squadre hanno già trovato il gol. Pareggiano i conti con questo gol e l'impressione che ne vedremo degli altri. Per come si è messa la partita, c'è ancora molto da giocare. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Numero! Che giocata! La protegge bene col corpo. Perdono il possesso del pallone. Pallone interessante. Palla buona per Mertens. Non riesce a bloccare, attenzione. Occhio a Mertens. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. 1-2. Ecco un'altra rete. Vantaggio che adesso sembra incolmabile. E rivediamo il replay dell'azione precedente. Hanno preso un gol evitabilissimo sugli sviluppi di una palla rubata. Ingenuità incredibile a questi livelli. Con il numero 18. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. C'è spazio per Mertens e la sua avanzata. Ha un'autostrada a disposizione. Si porterà più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Assegno la formazione. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Immobile. Ciro Immobile. Buona qui la lettura del difensore. Palla che finisce in out. Lancio impreciso di Mertens. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Nainggolan, palla che torna in possesso. Suggerimento interessante. Esce e recupera il pallone. Prova a chiudere su Alexandro. Dries Mertens. Immobile. Mertens. Può andare in porta. E l'ha messa. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. Bel passaggio. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Pallone profondo, pericoloso. Azione che sfuma. Occhio a Mertens. Occhio al contropiede. Che gol! Splendida rete!
La regia ci ripropone l'azione del gol. Possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro del compagno. Ha finalizzato alla perfezione, un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Sergio Ramos. Baselli. Pellè. Occhio qui ai Rockers. Cercano spazi. Prova ad attaccare sulla corsia. Pellè. Mertens. Verticalmente immobile. Palla che filtra benissimo. Pericolo, palla in gioco. E salva un gol già fatto. Il portiere deve davvero ringraziare. Si è immolato sulla linea di porta evitando il peggio e salvando il risultato. L'errore dei Rockers in fase di possesso. Prova l'imbucata immobile. Bravissimo qui il difensore che recupera. Mertens. Tocco per Immobile. Respinge Sergio Ramos. Di testa concede il fallo laterale. Un altro ottimo passaggio. C'è spazio per lui. Portiere che sventa la conclusione senza problemi. Bravo, attento, non si è lasciato sorprendere. Corner in aria. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Manolas. Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Baselli. Pellè. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. 5. Albio che conduce al termine dei primi 45. Vedremo se porteranno a casa questo risultato. Teio. Attenzione Immobile. Entra con decisione. Azione pericolosa, sventata. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Teio. Pallone per Immobile. Occhio a Mertens. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Baselli. Può far male da lì. Recupera il pallone con un intervento decisivo. Ha spazzato via e concesso il fallo laterale. Baselli. Pellè. 1-2 col compagno. Pellè. Può andare in porta. È arrivato un gol comunque importante anche dal punto di vista psicologico per ripartire. Rete che porta il risultato sul 5-2. Immobile. Grande apertura. Attenzione perché è solo. E con questa sono tre le reti personali per lui. Prestazione da applausi. Ah, semplicemente incontenibile. Un match incredibile che regala gol ed emozioni. 6-2 il risultato. Con il numero 21, Raja Nainggolan. Baselli. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier.
Ciro Immobile. Può andare in porta qui. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Rivediamo il replay del gol per apprezzare meglio tutto quanto, a cominciare dal passaggio di Mertens a liberare il compagno. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Occhio all'Albion. Immobile. Occasione. Ciro Immobile, ecco il suo gol. Freddo, lucido, quanto basta per metterla alle spalle del portiere. Stiamo rivedendo, è stato molto bravo, non ha avuto problemi a superare il portiere da pochi passi. La conclusione apparentemente semplice, è troppo invitante per sprecarla. Pellè. Pellè. Baselli. Prova a servire a profondo il compagno. Bravissimo qui il difensore che recupera. Teio. Palla profonda di Immobile. Insigne! Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Efficace il traversone qui dalla fascia dal quale è scaturito il gol. Lo stiamo proprio rivedendo. Ne è scaturita un'esecuzione al volo che merita di essere rivista. Non ha davvero lasciato scampo al portiere. Lo ferma ma non controlla. Buona l'idea qui. Palla dentro, occhio. Dries Mertens, eccolo che colpisce. Quando c'è da buttarla dentro, lui risponde sempre presente. Questo è il replay del gol, una ripartenza perfetta. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Si prega, gentile pubblico, di non cambiare. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Buona qui la lettura del difensore. Vediamo cosa inventa ora. Pellè. Lottano per il possesso palla. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Lancio impreciso di Mertens. Moreno. Decidono di pressare il portatore di palla. Sergio Ramos. Errore banale qui dei Rockets in fase di possesso. Occhio a Mertens. Occhio alla ripartenza. Ottima lettura su questa ripartenza. Cerca in profondità Immobile. Sembrava una formalità, invece ha mancato il bersaglio di molto. Contropiede da manuale. Conclusione rivedibile. Baselli. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Puntuale qui Koulibaly nella lettura. Partita che ha visto dominare una sola squadra, difficile possa cambiare nel finale. Impeccabile lettura difensiva. Ancora 300 secondi alla fine della gara. A campo l'Albion, vediamo se sfrutta questa occasione. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol.
Regia ci ripropone l'azione del gol frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Perdono palla, signore, sembrava interessante. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi nella sua formazione. E secondo me la scelta giusta, al momento giusto, Pier. È costretto ad alzare bandiera bianca, l'infortunio non gli permette di proseguire. Speriamo non debba stare fuori a lungo, gli facciamo i migliori auguri per un pronto recupero. Tutto facile qui per il portiere. Il portiere senza problemi, spazza via. Dries Mertens. Così può bastare, importante vittoria fuori casa dunque. E questa è una vittoria netta, eh? C'è spazio per Mertens.